Delitti e vendette, incontrati con Natti. Dove ti trovi, Natti? Natti? Eccola qua, ciao Natti. Ah, volevo proprio parlarti. Chi l'avrebbe mai detto? Non ci credo che siamo riusciti a sfuggire agli Ashwinder. Forse non te ne rendi conto, ma da quando mi hai salvata a scuola non si fa che parlare di te. Chissà come fanno a saperlo. Chissà come mai. L'ho detto a mia madre. Ho salvato il mondo. Che sapendolo da me sarebbe stata più indulgente nei confronti delle mie attività. E invece lei lo ha detto ad altri docenti e Zack lo sapevano tutti. Beh, sfortunatamente fantastico. Forse è stata ancora meno indulgente del Sentiamo, fa bene a preoccuparsi in ogni caso. Non la biasimo per essere preoccupata. Abbiamo svolto delle attività pericolose. Mentre ero prigioniera con la luce che minacciavano di uccidermi, ho pensato che mia madre avesse ragione. Vedi tu. L'agente Singer ha sfruttato le prove che abbiamo fornito. No. Ma la luce, ma scusami. Più forte che mai. È il momento che qualcuno lo fermi. O l'agente Singer o noi. O io, visto che tu sei inutile. Se avessi fermato i mostri come lui nel Matabeleland, mio padre sarebbe ancora qui. Che è successo a tuo padre, esattamente? Era un giorno bellissimo. Niente, quando switchiamo lei, che non stava bene. Così mio padre mi portò con lui a galoppare per la savana. Galoppare? Quindi anche tuo padre era un animagus. Si trasformava nella più maestosa delle giraffe. Ah. Gli stringevo le braccia intorno al collo e mi portava in giro così. Vabbè, certo. Stavamo rientrando a casa quando ci imbattemmo in un gruppo di banditi che venivano dal nostro villaggio. Uno di loro mi vide e si scostò una fascia dal volto. In quel momento urlò e puntò il fucile contro di me. Wow. Non voleva che lo riconoscessi. Esatto. In un che bravo uomo. Mio padre abbassò il collo per proteggermi e venne colpito. Mentre cadeva a terra, ritornò nella sua forma umana. Quando i banditi videro la trasformazione, fuggirono per la paura. Eh beh. La magia li spaventò. Ed è così che è morto. È stata tutta colpa mia. Colpa tua? In che senso? È morto proteggendomi. Se solo... Vabbè, ma che cosa vuol dire, scusami? Cioè, è ovvio che tuo padre ti ha protetto, Mia madre e io abbiamo cercato di andare avanti senza di lui. Ma stare lì era troppo. Beh. Qualche anno dopo ci siamo trasferite in Scozia. E ora vi siete trasferiti qua. Mi spiace comunque. Mi dispiace, Natti. Non riesco a immaginare quello che hai passato. Tuo padre sembra un uomo eccezionale. Sembrava. Lo era. Davvero straordinario. E grazie per le tue parole. Ma abbiamo quindi tutti il nostro fardello da portare. Mio padre aveva un detto. Sì, me lo ricordo. La pioggia non cade mai su un solo tetto. Esatto. Presto tu e io porremo fine agli Ashwinder, a partire da Arlong. Che ne dici se ci penso io? Ci occuperemo di Rookwood. E che dici se ci penso anche io su quello? Ce la faremo. Visto che è la mia trama, grazie, questa è la mia storia. Mi hai salvata. Meriti tutte le lodi che hai ricevuto. Vedi tu. Mancherebbe anche. Tra l'altro, i striscioni di... No, non ci sono più quelli di Grifondoro in giro. Voglio la casa addobbata con gli stendardi di Grifondoro e non voglio mai più parlare della questione. A me mancano però due chiavi di Dedalo, cacchio. E non so dove siano. Cosa faccio? Mi giro tutto Hogwarts a piede, palmo a palmo per cercarle. Ciao di nuovo. Quanto tempo che non ci vediamo, Natti. Certi giorni sono più di... Natti. Va tutto bene. Ci sono momenti in cui l'assenza di mio padre passa in secondo piano. E per un giorno o due mi sento in pace. Immagino. Ma questo non è uno di quei momenti. Mi manca. Mi manca correre con lui. Mi manca il Matabeleland. Dovrebbe ci tornerai, dai. Mondo. Ed è colpa mia se non è così. Ma non è questo il motivo. Esatto, non è colpa tua. Natti, non è colpa tua. Non avresti potuto impedirlo in alcun modo. È quel che dice mia madre. Ma lui è morto proteggendo me. E io non posso che... Ma era tuo padre, ovvio che l'avrebbe fatto. Mi ritrovo a vivere quel momento più spesso di quanto vorrei. Credo mi sentirei meno impotente se riuscissi a mettere fine ai crimini di Harlow e degli uomini di Rookwood. Mi stai chiedendo di ucciderlo? Un giorno in più in cui rimangono liberi è un danno per la società, con persone come Archie Beacle a subirne le conseguenze. Quello è vero. Sono d'accordo. Li prenderemo. Non ho mai visto una persona più dedita a una causa. Grazie. Perché Poppy, scusa, salvare gli animali? No, non conta. A partire da... quell'altro salvare la sorella non contava? Grazie per aver parlato con me. Prego, mi tanto. Mi ha fatto bene.
Non è che abbiamo fatto chissà quale grande sforzo, eh. Il mio grande sforzo sarebbe scoprire dove si trova le ultime due chiavi di Dedalo. Oh, la sento. La sento, e tra l'altro c'è anche questo da fare. Facile. Alla fine è tutta matematica. La matematica è magia, no? Wow, che bel vestito. Mentre qui abbiamo la statua dell'ippogrifo. Questa sì che è bella. Oh, che bello. Dai, finiamo di cercare le chiavi di Dedalo. Tanto la sento che è qui, eh. Eccola, l'ho vista. Dov'è? Bastarda. Scappare. Eccola qua, perfetto. Mamma mia. Fatto. Mamma mia. Quanto non mi mancava fare questa stronzata. Ce ne manca uno finalmente. Grazie. E grazie. Madonna mia, ma da sta parte qui non ci sono mai stato, scusami. Ci sono tutte quante le cose da fare. Pensa un po'. Eccola. T'ho visto. Dove vai? Rebellion. Dove vai, dove vai, che ti seguo. Lo sapevo che una parte che non avevo ancora visitato c'era tutto quanto messo assieme. Pensa un po'. Quanto sei stronzo, Dedalo. Ti prego, finalmente scopriamo il mistero di ste maledette chiavi. Ti prego. Tanto sarà sicuramente una cagata. Sarà un vestito, lo so. Sarà qualche stronzata inutile. Sì. Oh, finalmente. Orca miseria. Fin troppo tempo ci ho messo per sta stronzata. E già che ci sono, mi prendo anche sto forziere. Allo. E dunque, finalmente, andiamo a mettere tutti i gettoni all'interno di quel forziere. È giunta l'ora di vedere che cosa nasconde il forziere dei Grifondoro. Tanto lo so che è un vestito, tanto lo so che è una skin. Non sarà niente più niente meno che quello. E non c'è nessuno, incredibilmente, ci sono solo io. Ed eccolo qui, gli ultimi gettoni. Che palle, ma non puoi fare un'animazione unica dove me li metti tutti? Sto affrontando bene questa sfida delle chiavi. Ma vaffanculo anche tu, porca miseria. Ti è l'ultima. Ecco l'ultimo gettone della casa. È ora di vedere il contenuto del forziere. Ah, c'ha pure il codice? Ma smettila. Quella, che figata. Questa è figa, l'animazione è bella. Chissà se... Guarda un po'. La mia gratitudine va all'ex preside, Eupraxia Moll. Wow. Era da un po' effettivamente che non uscivamo dalla sala comune. Quanto è scomodo entrare qua però. Parla con Nelly. Oh, finalmente, tipo, a inizio game abbiamo fatto sta maledettissima missione. Tieni. Fatto tutto. Ciao, Nelly. Sai, ho trovato tutte le chiavi e aperto il forziere della mia casa. Ah, fantastico. E cosa hai trovato? Un vestito. Un costume alquanto interessante. Forte. Beh, grazie per aver risolto questo mistero. Mi ero sempre chiesta a cosa portassero quelle chiavi. C'era bisogno di un grande campione per risolvere un grande mistero. Quanto mi dà? 180? Speriamo. Devo salire di livello. Certo che si sprecano quei punti esperienza qua, eh. L'uniforme storica dei Grifondoro. È un po' tanto sfarzosa. Non mi fa del tutto impazzire, onesto, eh. Certo, sempre meglio che l'armatura. D'accordo, visto che non c'è molto altro che possiamo fare al momento, è il momento di ricomporre la bacchetta. Signor Ollivander, ci pensi lei? Lei e la sua famiglia di bacchettari sono sicuro che ce la farete. Eccoci qua. Salve, signor Ollivander. Mi chiedevo se potesse aiutarmi con una faccenda. Certo. Il professor Fig mi ha annunciato il tuo arrivo con un gufo. È stato un po' criptico. Mi ha detto che ti serve una bacchetta speciale e che mi avresti portato tu in... Ci vorranno due mesi. Eccoli qui. Oh, cielo. Straordinario. È davvero insolito. Sarò sincero. Non ho mai realizzato una bacchetta. Spero che allora ce la faccia. Ne ho riparate, quello sì, ma è tutt'altra cosa. Mi vuoi mettere davvero alla prova? Eh? Penso di poter lavorare con quanto da te fornitomi. Vedremo cosa riesco a fare. Adesso proprio col martello. Stink, tink, tink. Ce l'avrà fatta il signor Ollivander? Ah, se questo lo mettiamo qui, ora ritorna tutto a posto. Potevi farcelo vedere almeno la magia, no? Ecco qui, ragazzo. Madonna mia, quegli occhiali che compenetrano nel naso ogni volta. Ho finito. Vediamola.
Apri. Oh, carina! Devo avvisarti, non ho mai visto una bacchetta come questa. Sospetto che, come suggeriva il professor Fig nella sua lettera, sia concepita per uno scopo ben preciso e che sia inutile per qualsiasi altra cosa. Ovvio. Ho capito. Grazie. Nella serie, questa bacchetta speciale non la puoi usare, gioco. Lo sapevo! Lo sapevo! Non c'è nessuno ad aiutarti ora. Ho organizzato un incontro faccia a faccia. Oh, andiamo. Non c'è bisogno di fare scenate. Visto quel che sa ora Ranrock, sarai concorde che i nostri interessi sono allineati. Non i quello di lavorare con te, ovvio. Allineati. Esatto. Bella la bacchetta. Lasceresti che i goblin si prendano ciò che ci spetta? Il deposito finale appartiene alla stirpe magica. È da sciocchi non collaborare. È da sciocco lasciarlo a uno come te. Cosa nascondi lì? Non sono fatti tuoi. Questa visita da Ollivander avrà forse a che fare con la nostra ricerca comune? Non so di cosa tu stia parlando. Faccio lo gnorri. Quel deposito è mio. Di diritto! Non è quello che Charles Rookwood avrebbe voluto. Wow. Che arroganza. Non avrei dovuto provare a ragionare con un moccioso. Beh, prova a colpirmi, dai. Lo dico sempre. I bambini devono essere visti e non uditi. Cosa vuol dire? Oh! Questo vuol dire. Ci porti lontano da qui per farci... Zup! Ho capito il tuo piano. Ah sì? Vuoi combattere, bello? E allora, combattiamo! Pensa un po'. Non mi arrendo neanche io qui ora. Ho tutto quello che mi serve, pensa un po'. Mi sto solo scaldando. Ho un po' di piante che non uso praticamente mai, sai? Ecco qua. Oh, bastardo. Ecco fatto. Allora, volete fare a botte o no? Ve la sentite? Quindi? Dove siete? Oh, che delizia. Ma stai zitto un po'. Un'altra bestiola caduta in frano. E io ne ho uccisi molti di voi, sai? Beccati questo. Io intanto butto giù un altro po' di pozioni. Ne hai avuto. Compringo, bombarda. Ecco fatto. Compringo, bombarda. Morti? Dove sei, Rookwood? Avada Kedavra! Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rigirarla all'Harry Potter qui, eh? Stai solo rimandandoli che vita. Ah sì? Lo dici tu? Oh, ma pensa un po', sai? Ci penso io a te! Non sei l'unico che può usarla quella mossa, mi spiace. Ma c'è qualcun altro che mi sta colpendo da dietro, ma scusami. Distrutto Rookwood. Letteralmente. Missione compiuta. Non riesco a crederci. Il regno di Rookwood è finalmente finito. Il regno. Dovrò mandare un gufo a Natti.
Prima però, meglio tornare alla sala delle mappe e riferire a figlio cosa succede. Incendio! Come se contasse davvero qualcosa, Rookwood. Signori, Rookwood è morto! E no, non lei, prof. Intendevo il suo discendente. Victor Rookwood è morto. Mi ha attaccato appena ho lasciato Ollivander con la bacchetta dei custodi. Ho dovuto difendermi. Per Godric, stai bene? Che non lo vedi? Sta una favola. L'ho potuto constatare in più di una occasione, ma battersi con Rookwood in persona... Ma è bastata una Avada Kedavra. Ho dovuto difendermi, mi spiace. Una volta trovato il deposito, se non prima, avrebbe ucciso anche me. Non ho avuto scelta. Hai ragione. Non hai avuto scelta. Hai fatto ciò che dovevi. La comunità dei maghi ti è enormemente debitrice. Lo so, mi spiace. Grazie davvero per le sue parole. Posso affrontare ciò che mi attende. D'accordo. I custodi ci stanno aspettando. Quindi, signori. Hai completato tutte e quattro le prove e in circostanze che perfino io non avevo previsto. Ora avrai capito perché la passaporta, la camera blindata, il medaglione, il libro, le prove erano tutti passaggi necessari. Necessari ad assicurarci che una persona con le abilità da noi condivise avrebbe fatto la stessa scelta che San, Niv, Charles ed io facemmo. Ora che hai vissuto il mio tanto ricordo, Rookwood, avrai capito qual è la posta in gioco. Non tutti sono come sembrano. Già. Come sai, non c'è luce senza ombra. Kingdom Hearts. Come non c'è ombra senza luce. Solo perché possiamo dissipare l'oscurità, non significa che dobbiamo farlo. Neanche i più competenti e ben intenzionati tra noi possono sapere che conseguenze avrebbe manipolare l'inaccessibile. Quel che era chiuso nel deposito, lì deve rimanere. Resisti alla tentazione di distruggerlo o dominarlo. D'ora in poi userai la magia che hai affinato con tanta fatica solo per proteggere questo segreto. Hai accetti questo incarico? Capirai quando utilizzarla. La nostra eredità è nelle tue mani. Oh, cambia ancora la stanza? Che succede? Ah, ok. Questo passaggio deve condurre al deposito. Quindi questa è l'ultima prova, il deposito finale. Però prima vi chiedo perdono, ma vi faccio attendere se possiamo posso. Possiamo solo sperare di non essere arrivati tardi e che dietro questa porta troveremo solo un bel deposito indisturbato. Lo sa anche lei che non è così, vero? Posso andarmene? A quanto pare sì. Prima di andare appunto al deposito finale voglio finire un'ultima cosa. Prima prendiamo tutte le pozioni che ho lasciato da parte. Ed ecco qui la missione per Natty. Joanna Beacle mi ha inviato un gufo con notizie interessanti su Harlow. Ottimo, andiamo ad uccidere anche lui allora. Proprio la persona che speravo di vedere. Ma, scusami? No, è apparso qualcun altro che non mi aspettavo di vedere. L'ultimo tentativo di Harlow. Io ero qui per Natty, non per Poppy. Ciao amore mio. Vedo che Doran ti ha finalmente convinta a lasciare i bolcini. Se c'è qualcuno che può proteggerli dai bracconieri, quelli sono i centauri. Beh, certo. E ci tenevo a ringraziarti. Mi dai un bacio? Quando i bracconieri ci hanno teso l'imboscata, è stato bello non essere sola. Beh, certo. Sono felice di aiutare un'amica, che vorrei che fosse più di un'amica, però... Ci mancherebbe. Altrimenti a che servono gli amici? In effetti, sono felice tu sia Hogwarts. È stato l'anno più bello finora. Ovviamente non mi riferisco alla sala dello spinato, però mi è piaciuto andare ai Tre Manici. Non pensavo fosse così carino lì. Non eri mai stata ai Tre Manici di Scopa? È che trascorrevo gran parte del tempo con Alaforte e, beh, non so se Sirona avrebbe permesso a un ippogrifo di entrare a farsi una buona vita. E Alaforte era l'unica con cui ci potessi andare, a parte mia nonna, chiaro. Beh, se vuoi siamo più che amici ora. Alaforte è un'ottima compagnia, ma forse è il momento di aggiungere qualche altro amico alla tua cerchia. Sì, inizio a capire il vantaggio di avere amici umani. È stato parlare dei miei genitori e della nonna con qualcuno e condividere Alaforte. Condividere Alaforte sembra... suona un po' brutto, Però stai alla larga dai guai, tesoro. È stato un vero piacere, Poppy.
Ora prova a restare alla larga dai guai. Non garantisco. Abbiamo affrontato i bracconieri 2 volte. E col successo. Penso proprio di averci preso gusto, sai? Benissimo, allora diventerai una guardia forestiera. Potrei andarmeli a cercare i guai. Già. Dobbiamo vederci al più presto per una burro birra. Con alla forte, magari. Proprio un barile di burro birra per alla forte, proprio glielo buttiamo così. Amici animali. Ah, le conquiste di Poppy. Oh, forse ci arriviamo a salire di livello prima di fare lo scontro finale, eh? Un po' più lontano non ti trasferivi, Natti, porca miseria. Eccomi qua. Andiamo a sistemare Arlo. Hai voglia? Ho ucciso Rookwood, posso uccidere anche Arlo. Sono pronto a distruggere Arlo una volta per tutte. Qual è il tuo piano? Ho ricevuto un gufo dalla signora Beacle. Si chiede se abbiamo avuto fortuna con Arlo. Ci suggerisce di raccogliere prove contro di lui da un amico vicino al capo del maniero. Però ci aveva detto di restarne fuori. Era stata inflessibile. Precisamente. Arlo sa che abbiamo salvato Archie e il signor Rabe. La lettera non è davvero della signora Beacle, giusto? Non direi credo. Proprio di no. Arlo vuole tenderci un'imboscata. Ma ora il vantaggio è nostro. Possiamo prepararci. Siamo più forti di Arlo e lui lo sa. Io sono ecco forte, tu non servi a nulla, Natti. Ti sei fatta rapire l'altra volta. Cacchio, sono pronto. Va bene, facciamola finita. Fantastico. E a meno che tu non ti trasformi in animale, questa battaglia la faccio da sola, sappilo. Forse dovremmo informare l'agente Singer dei nostri piani. Ma vaffanculo anche tu, dai. Le ho già mandato un gufo per dirle che stiamo seguendo una pista che ci ha suggerito la signora Beacle. Temi che possa riferire tutto a tua madre? Lo farà di sicuro, ma pazienza. Sono stanca di nasconderle questa cosa. Dai. Mia madre deve capire che non sarò mai al sicuro dagli Ashwinder finché non lo saremo tutti. Eh già. Darò loro la caccia finché non ne rimarrà neanche uno. E allora, che lei lo sappia. Dammi un secondo. Io di sicuro. Faccio solo un piccolo cambiamento, Natti. Diffindo, che così appena mettiamo la pozione, pluf, iniziamo a spammare tutto. Pum 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 pum. Tieni gli occhi aperti. Probabilmente Arlo è qui intorno. Lo spero, perché vorrei Sento ucciderlo. Che è vicino. Lui dov'è? Non lo so. Dovremmo dare un'occhiata in giro. Eccoli qua. Pozione. Diffindo. Ops. Hai ragione, è colpa mia, è colpa mia. Mi sono dimenticato che non avevo messo anche la pozione massima. Ecco fatto. Brava Natti, bel colpo combinato. Arriva altra gente, preparati. Merda, allora fermi un attimo. Di nuovo. Uno e due. Confringo. Bombarda. Ah, che delizia. Difendo. Confringo. Ecco fatto. Qualcun altro? Eccolo lì! La piccola Natsai Onai. Ovviamente al fianco del suo fedelissimo compagno. Vuoi fare a botte per caso? Voi due avete creato non pochi guai ai miei interessi. Che ti devo dire? Sareste quasi da ammirare. Quello che era un semplice fastidio è diventato un problema serio. Per fortuna posso sempre contare sulle mie doti di risolutore. Ne sei sicuro? Sei sicuro che sia questo quello che vuoi? Ecco qua Arlo. Addio. No, è ancora vivo. Non è possibile.
Come ha fatto a resistere un Avada Kedavra questo? Certo, è un po' anticlimatico così, però. Vabbè, è un crucio, dai. Poteva andare peggio. No. Poteva andare peggio, Natti. No, è morta? Ma no, ma come fai a morire? Cioè, sì, puoi, però. No, dai. Morta per un crucio. Scema anche lei. Vabbè, scemi anche noi che... La prima regola di ogni buon combattimento. Non si gira mai le spalle all'avversario finché non è morto. Sicuro morto. Punto. Se questa c'è crepata, è colpa nostra. È ancora viva, dai. Meno male. Ehi, tutto a posto? C'è chi segue l'istinto. Sei sicura di poter ricevere visite? Sì, madre. Mi sento meglio. E vedere un volto amico non potrà che farmi bene. D'accordo, Natsai. Però non affaticarti. Lo so, lo La madre mi sa che mi odia. La madre mi sa che non mi vuole proprio. Sono qui, Posso parlare? Ehi? Ecco, aspettavamo che se ne andava, scusami. È un vero piacere vederti. Immagino. Sono felice di vedere che stai bene. Sto meglio di quel che sembra. Sono ancora qui solo perché ha insistito mia madre. Così sta tranquilla. Beh, è vedi stato tu. Un sollievo quando mi ha detto che stavi bene. Lo so. Cosa ti è passato per la testa, però? Vabbè, grazie a te. È solo grazie a te. Come ti senti? Ho visto giorni migliori. Ma l'infermiera Blaney dice che sto migliorando. Natti, mi dispiace. È colpa mia se sei stata ferita. Cosa? Sì. Non è così. Non fartene una colpa. Quando ho visto Arlo puntarti la bacchetta contro, Hai pensato a tuo padre. Due cose però. Noi, uno, a un crucio abbiamo già resistito. Ma due, è colpa nostra se questa è stata colpita. Perché sei un cretino. Non hai imparato assolutamente nulla da tutto quello che è successo. E terza cosa aggiuntiva. Porca troia, quello ha resistito una Avada Kedavra. So che ovviamente è di storia. So che ovviamente tutto questo è storia. Però, cioè, è stato divertente a modo suo. Arlo come Harry Potter. Hai scelto di proteggermi. Hai deciso al volo di proteggermi. Ho fatto quel che dovevo e lo rifarei nuovamente. Non potevo stare immobile e lasciare che ti ferisse. Come ha fatto tuo padre? Non vuoi sentirmi in colpa? Certo che no. Non c'è nulla che tu avresti potuto... Oh, io non posso credere che ci ho messo così tanto a capirlo. Fece la sua scelta, distinto. Esatto. Parlo di mio padre. Ci voleva tanto? Tu, amico mio. Non hai colpa delle mie ferite oggi, così come io non ho colpa del sacrificio che compì mio padre anni fa. Per quel che so di lui, esatto. Direi che hai preso molto da tuo padre. È gentile da parte tua dirlo. Spero davvero che sia così. È stata davvero dura, non è vero? Ma... Far fuori Arlo e gli uomini di Rookwood, intendo. Una Avada Kedavra, abbiamo sistemato tutto. Rookwood è morto. Arlo è diretto ad Azkaban e il resto di quella gentaglia in fuga. Alcuni di loro rimarranno qui in giro. Ovviamente, per esigenze di gameplay. Ma l'organizzazione di Rookwood è annientata. Ora è tutto più sicuro, grazie a noi. Anzi, grazie a te. Grazie, ma siamo una squadra e formidabile. Preferisco Poppy, ti chiedo scusa. D'avventura. Hai arricchito i miei giorni a Hogwarts più di quanto potessi immaginare. Questa. Grazie. Credo e come... Vabbè, aspetta, finisci. Sia tra le più importanti che ho. Quindi? Grazie per la visita. È sempre un piacere. La gazzella vendicativa. Posso dirti una cosa, Natti? Anzi, a questo giro è anche a Poppy. Se questo fosse un gioco della serie di Persona, sia lei che Poppy, per quanto io in realtà avrei preferito il contrario, avremmo raggiunto il massimo del social link, però nell'amicizia e non nella romance. Va bene. Ma in tutto ciò, abbiamo fatto Sebastian, abbiamo fatto Natti, abbiamo fatto Poppy. Altri companion non ce ne sono, perché quello lì di astronomia non ci ha chiesto nulla. L'amico di Sebastian alla fine era collegato a Sebastian, quindi non aveva delle missioni dedicate solo a lui. Di missioni per i compagni non mi è rimasto niente, se non a parte qualche mappa da cercare, le campane che vabbè, e probabilmente qualche altra missione forse. A meno che in realtà, quante sono le missioni del gioco?
Fammi vedere un attimo le sfide. 32, ne abbiamo fatte 27 e, tra parentesi, ci manca l'ultima missione principale. 27 più 4 fa 31. Le missioni sono 32, vuol dire che dopo di quella me ne manca ancora una. E poi ho completato tutte le missioni del gioco. Fantastico, 100% delle missioni. Poi ovviamente mi mancano ancora alcune cosine. Però credo che abbiamo quasi completato del tutto il gioco. Spero solamente, in realtà, e per quello basta controllare, però mi sa che sì, trova la sala delle mappe giocando come Serpe Verde, come Tasso Rosso, come Corvo Nero. Ci sono purtroppo missioni dedicate alla scelta della classe, letteralmente, o meglio, della casata in questo caso. Però vabbè, lì sta tutto nel... hai voglia di rigiocarlo? Te lo rifai.